Allora, buon pomeriggio a tutti, donne e lavoro ai tempi del Covid. Si parla quindi di un tema molto attuale, quindi come diciamo il lavoro femminile come dire, si esplica in questo momento molto particolare che stiamo vivendo. Facciamo intanto che le persone si collegano, facciamo i saluti, presentiamo Annalisa Nocentini, segretario generale UIL Toscana, Ivana Veronese, segretaria confederale UIL, Buongiorno a tutti e a tutte. Sonia Ostrica, che è coordinamento pari opportunità UIL nazionale, Cristina Serafini, pari opportunità UIL Toscana. A Buongiorno a breve si tutti. collegherà anche l'assessore regionale Alessandra Nardini, che al momento si trova impegnata in un'altra videoconferenza, quindi ci raggiungerà tra poco. Intanto direi di cominciare con l'introduzione di Cristina Serafini, che ci inquadrerà il tema che andremo ad approfondire più tardi. Prego. Sì, buongiorno a tutti e a tutti. Abbiamo pensato di organizzare questo evento in diretta a Facebook per parlare delle donne nel mondo del lavoro. Nei tempi difficili passati, ma purtroppo anche presenti, visto che l'Italia è nuovamente in emergenza sanitaria e che la Toscana dal 15 novembre è passata come zona rossa. Vi leggo il mio intervento, ve lo leggo perché ancora non sono in grado di dirlo senza fare tanti casini. Allora, riprendendo quanto scritto dall'IRPET, il Covid-19 è nato come un virus democratico in quanto colpisce indistintamente tutta la popolazione senza differenze se non quella anagrafica. In realtà la pandemia e le conseguenti misure di lockdown e distanziamenti adottati finiscono per inasprire le ampie disuguaglianze economiche e sociali preesistenti. Se il virus ha colpito tutta la società, ci sono state categorie più colpite delle altre. Le donne in particolare si sono ritrovate esposte su molteplici fronti, come quello economico, familiare e sanitario. Una delle prime decisioni prese a marzo è stata la chiusura delle scuole e servizi dell'infanzia e questa ha richiesto una riorganizzazione dei tempi e dei modi di custodia dei figli. I lavoratori che hanno potuto usufruire dello smart working, a 481.000 in Toscana, sono per lo più impiegati in attività di tipo cognitivo, basato sul lavoro di ufficio, ai quali si aggiungono i docenti che hanno svolto e svolgeranno attività didattiche a distanza durante il periodo delle scuole. Considerando il maggior numero delle donne in queste professioni, potrebbero aver svolto da casa la propria attività lavorativa il 34,7% delle donne contro il 27,8% degli uomini. Chi da padre e madre, entrambi i lavoratori, hanno contribuito maggiormente al lavoro familiare, non è difficile immaginarlo. Durante i mesi di quarantena per la pandemia, secondo un'indagine sottoposta nel mese di giugno 2020 ad un campione rappresentativo di famiglie con bambine tra i 12 e i 40 mesi residenti in Toscana, la responsabilità della cura dei figli è ricaduta sulla sola madre al 40% delle coppie con entrambi i partner occupati. Per il 53% delle coppie in cui lavora solo il padre e solo il 7% di famiglie, la cura dei figli è ricaduta sul padre. Le donne hanno subito più degli uomini in Toscana gli effetti negativi della pandemia e del lockdown sul mercato del lavoro. Secondo l'analisi condotta dai ricercatori dell'IRPET, fra marzo e maggio, la riduzione degli avviamenti di lavoro in Toscana è stata più marcata delle donne, -75% rispetto agli uomini, che è stato il meno 57%. L'analisi dell'Istituto regionale rivela una maggior flessione degli avviamenti femminili trasversali ai comparti economici, compresi quelli dove la presenza delle donne non è maggioritaria. Da una parte le donne si offrono alla misura maggiore degli uomini per posizioni meno qualificate, oltre a risultare ancora a parità di competenze penalizzate dal datore di lavoro. È stato dimostrato anche in Toscana un diffuso fenomeno di sottoinquadramento. La donna è stata in prima linea nella gestione dell'emergenza, infatti l'occupazione femminile è concentrata per lo più nei settori essenziali, in primo luogo nelle attività sanitarie. Stiamo parlando soprattutto di infermiere, OSS, operatrici socio-sanitarie, perché di dottoresse ancora ce ne sono molto meno di medici uomini. Queste lavoratrici tutti i giorni mettono a rischio la loro vita con la paura di infettarsi e di portare anche il virus a casa. Per non parlare delle cosiddette lavoratrici invisibili, che sono le lavoratrici addette alla sanificazione,
che con il loro lavoro permettano ad ospedali, scuole, uffici pubblici, ma anche privati, di funzionare, ma che lavorano in situazioni critiche e con un contratto ormai scaduto da 7 anni. Il 13 novembre si è svolto uno sciopero nazionale con presidi anche in Toscana, proprio per rivendicare un contratto di lavoro equo e non peggiorativo, come vorrebbero le associazioni datoriali. Un'altra grave conseguenza del lockdown è la aumentata violenza domestica. Il coronavirus non ha fermato purtroppo il fenomeno delle violenze domestiche, delle donne costrette a vivere sotto lo stesso tetto con mariti, fidanzati o padri violenti. Un'emergenza che nelle prime settimane del lockdown era passata quasi inosservata, ma che è esplosa quasi subito. Il rischio che gli episodi di violenza sulle donne possano impennarsi con le restrizioni anti-Covid che impongono di stare a casa era previsto. Infatti la Toscana si era attrezzata adeguando all'emergenza il percorso Codice Rosa dedicato alle vittime di violenza. La speranza però era che i numeri non confermassero le previsioni. Quei numeri invece sono arrivati e sono impietosi. Dal 2 marzo al 5 aprile si sono rivolte ai centri antiviolenza della rete Dire 1.227 donne in più rispetto alla media mensile registrata 2 anni fa, pare a un incremento del 74%. Concludo con la richiesta di Dateci Voce, un movimento spontaneo nato per chiedere maggiore rappresentanza di genere alle donne nei luoghi decisionali della crisi. Fin dall'avvio della pandemia, l'impiego in prima linea di infermiere, dottoresse, ricercatrici e farmaciste si è rilevato da subito indispensabile per il nostro paese. Sono state 3 donne a isolare per prime la sequenza del coronavirus e recentemente 4 ricercatrici donne hanno messo a punto un test salivare rapido e non invasivo per bambini e bambine. Ora più che mai, dateci voce. Finisco qui, lascio la parola a Michele Morandi che avrà il compito di moderare gli interventi. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a Cristina Serafini. Un saluto all'assessore Alessandra Nardini che ci ha appena raggiunto qui con noi. E proseguirei con una domanda invece al segretario generale Annalisa Nocentini. Perché ha un aspetto che ha toccato anche Cristina Serafini nella sua introduzione, che è quello un po' del, come si vede anche in sanità, manca la donna, la rappresentanza femminile nei ruoli apicali. Questo riguarda sia la sanità ma anche molti settori dell'economia nazionale, ma anche toscana. Sì, buongiorno. Intanto colgo l'occasione di salutare anche Alessandra Nardini. Buongiorno, noi abbiamo avuto l'occasione di avere una lunga telefonata insieme e chiaramente ci vedremo presto perché spero che questo sia l'inizio di una proficua collaborazione. Quindi la vedo la prima volta in diretta, perché in effetti in diretta si fa per dire, diciamo, molto indifferita, ma comunque la prima volta ci si vede di persona. Per cui buongiorno e buon lavoro a tutti noi. Io infatti questa è una domanda che io non mi pongo da poco tempo, ma me lo pongo anche da diverso tempo. Io provengo dal settore, tra l'altro, della pubblica amministrazione. E fin dall'inizio ho notato sempre questa discrasia. Il panorama, la platea delle persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione è eminentemente femminile, lo è sempre stato, però quando si arriva un po' a crescere diventa sempre più rarefatto il panorama delle donne che crescono. Qual è il motivo? Anche sociologico non spetta a me, naturalmente, perché io sono un sindacalista, poterlo immaginare, però di sicuro vorrei dare alcuni dati, perlomeno un paio di dati che riguardano la Toscana. Noi abbiamo, per quanto riguarda soprattutto, e su questo piano ti ringrazio Michele per questa domanda, perché in effetti in questo momento abbiamo, con questa pandemia che ormai sta durando, direi che tra un pochino arriveremo al primo anno purtroppo di vita di questa pandemia, della quale tutti auguriamo la morte della pandemia naturalmente, cioè del virus, non certamente nostra. Ce n'è stata abbastanza e ce ne sarà purtroppo, però dall'inizio noi abbiamo visto una serie di persone, soprattutto per quanto riguarda la sanità, vorrei toccare questo argomento e basta, anche se noi sappiamo benissimo che i settori legati al settore più duramente colpito, cioè gli ospedali, le case di riposo, gli istituti vari, non sono soltanto il personale sanitario e basta, ma c'è una forma reale di collaborazione da questo punto di vista, per cui si parla di un popolo intero che si muove e non è soltanto quello
della sanità e basta, si parla naturalmente delle operative, sanificazione, c'è un mondo intero su questo piano che ha un impegno e che è sotto smacco e soprattutto sotto sbacco del virus dalla mattina alla sera. Di questo mondo tantissime sono le donne e quando si parla del mondo specialmente di sanitario in particolare, noi vediamo che legato alla cura, alberghiera quasi direi, insomma del paziente e non solo, ci sono soprattutto donne. Quando si incomincia a crescere, vorrei dare alcuni dati della Toscana, vediamo che soltanto il 32% è di struttura semplice, dirigente di struttura semplice, e soltanto il 16% di struttura complessa. Questo dato, badate bene, non ci rende una regione particolarmente attenta a questo punto di vista, perché noi siamo al 10° posto in tutta Italia, rispetto alle 21 realtà trovate, perché 21 perché? Perché abbiamo anche la provincia autonoma di Bolzano e la provincia autonoma di Trento, più le regioni. Noi siamo un 10° posto, al 1° posto è l'Emilia-Romagna con impiegate come dirigenti il 24% e abbiamo all'ultimo posto, penseremmo a una regione del sud, ma non è così, perché diciamo sfatiamo anche certe volte certe situazioni, ma è il Veneto col solo 10%. Vale a dire su 65, su una popolazione di 630 direttori di struttura complessa, 65 sono donne, 565 sono uomini. Questo dato ci deve far riflettere anche da un altro punto di vista. Primo, perché non si parla solo di dirigenza sanitaria, vale a dire medica. E qui abbiamo un altro gap, cioè la maggioranza dei medici di donne è rappresentata da un punto di vista, è molto giovane, mettiamola così, cioè la maggioranza di donne medico, la maggioranza di donne che esprimono il settore sanitario sono sulla età da 35 a 39 anni, sono il 64%, per cui evidentemente si parla di una popolazione avvicinata al delicato mondo della sanità da un punto di vista della dirigenza medica con un'età abbastanza giovane. Quindi questo può essere anche il primo problema, perché in effetti uno si deve fare, fra virgolette, le ossa. Però il problema vero è che la maggioranza di questi incarichi sono realmente o legati al settore dei servizi sociali, e si ritorna sempre al problema dei servizi alla persona, oppure sulla dirigenza amministrativa, dove in effetti su questo piano non abbiamo niente da dire. Quali sono le motivazioni? Io me lo sono un po' chiesta vedendo l'argomento di oggi ed essendo anch'io stessa una donna, per cui evidentemente è un problema che sentiamo di persona naturalmente, perché ognuno di noi c'ha il proprio vissuto su questo piano, ognuno di noi in un argomento come questo mette qualcosa di sé evidentemente, più che ancora in altri argomenti. Però io vorrei dare un dato che a me mi ha molto incuriosito, è un dato OCSE. Sul dato OCSE, una donna dai 15 ai 64 anni, per cui si parla di un arco d'età enorme, da noi in Italia dedica in media 315 minuti al giorno al lavoro non pagato, e si ritorna a quello che diceva all'ultimo capitolo la Cristina, cioè il lavoro familiare, su questo non ci piove, e 197 minuti a quello retribuito. I numeri, guardate, delle volte la dicono lunga, no? Sulla vita di una persona. Un uomo ha un'occupazione pagata per 349 minuti e riserva solo 105 minuti al lavoro non pagato. Si parla dell'Italia, perché così non è a livello mondiale da altre parti. E purtroppo mi rendo conto che soltanto la Corea, il Cile, il Messico e la Turchia hanno un divario maggiore del nostro. Qualcosa non quadra. Sicuramente qualcosa non quadra. E sicuramente questo è un argomento che non ci accompagna soltanto ora in tempo di Covid, dove noi stiamo celebrando e santificando sicuramente un certo tipo di lavoro di cura alla persona del quale abbiamo bisogno tutti, ma sicuramente è un argomento che ci accompagnerà anche nel tempo a venire, perché io credo che noi dovremo sicuramente impegnarci in maniera seria a compensare un divario di questo tipo, soprattutto indipendentemente dalla classifica insieme a Corea e compagnia bella, ma soprattutto su questo divario della differenza tra il lavoro non pagato giornaliero di una donna rispetto al lavoro non pagato di un uomo. E su questo piano
siccome io credo alla persona prima ancora che al genere, credo che su questo piano noi abbiamo molto, ma molto ancora da andare avanti, da camminare. Beh, grazie al segretario Nocentini. Ora, io ovviamente in questo caso non sono espressione di nessun genere, diciamo, sono neutro, visto che insomma non mi, mi sento parte in casa anche in quello, perché i numeri sono impietosi in effetti, no? E al segretario confederale veronese invece io vorrei domandare per quanto riguarda lo smart working, che poi è uno dei, come dire, degli aspetti più significativi di questa pandemia, che però spesso ha penalizzato le donne, che spesso si trovano a dover affrontare anche un lavoro precarizzato, molto più precarizzato rispetto a quello degli uomini. Ecco, qual è l'aspetto più penalizzante per una donna del lavoro agile, diciamo? Intanto un buongiorno a tutti e a tutte e a tutte le donne e gli uomini collegati. Ho visto che ci sono anche dai messaggi molti uomini, e questa è una cosa positiva, perché se vogliamo fare dei passi avanti sulle pari opportunità, sono passi avanti che facciamo donne e uomini assieme. Quindi Michele comunque non si è mai neutri, ecco. E io sono una segretaria confederale, perché sono una donna. No, ti ringrazio della domanda e vi ringrazio veramente di questo invito. Allora, lo smart working è stata durante la pandemia una grande opportunità per tante donne e uomini di poter mantenere un lavoro con una retribuzione piena e non quindi essere messi in ammortizzatori sociali. Quindi da questo punto di vista ha coperto, come dire, una grande necessità anche retributiva di tante donne. È evidente che noi non parliamo di un vero smart working, ma parliamo di un home working, cioè che bello lo smart working, ma quanto stress. Una videoconferenza sopra sotto, sbucano da tutte le parti, in tutti gli orari possibili e immaginabili, si mangia di nascosto col piatto in mano. Cioè queste cose molte lavoratrici, anche lavoratori, ma noi l'abbiamo detto, chi mi ha preceduto l'ha detto, la cura dei figli in Italia è ancora molto sulle spalle delle donne. E quante volte durante le nostre riunioni, i collegamenti che tutti noi abbiamo avuto, sentivamo il bambino o la bambina: mamma, mamma, mi guardi questa cosa? O che si arrampicava sulla mamma per guardare lo schermo. E cioè è stato e lo è, perché siamo ancora in una fase di pandemia, uno smart working molto faticoso. Lo smart working va preso in mano contrattualmente e regolarizzato con regole anche della sacra disconnessione, però devo anche dirvi che ha cambiato molto un'idea di lavoro. Per anni sindacalmente abbiamo fatto fatica a contrattualizzare lo smart working perché le aziende non ci credevano, perché per molte aziende l'idea di averti fisicamente in ufficio e il capo di poterti controllare, come dire, era l'unico modo perché tu lavorassi. Beh, questa cosa è stata un po' tanto sdoganata, cioè si è visto che anche lavorando a distanza le persone producono, anzi, forse riescono, al di là delle difficoltà che dicevo in questo momento, ma a farlo con più tranquillità, perché molte volte non perdono tempo negli spostamenti, non devono, come dire, conciliare il portare il bambino a scuola, poi andare dall'altra parte della città a lavorare, eccetera. Quindi da questo punto di vista è stato anche un fattore molto positivo. C'è un problema che dobbiamo porci: cosa succede post pandemia? Cioè quanto dello smart working resterà? E per noi un pezzo deve rimanere, certo non così lo dicevo, ma contrattualizzato con tutti i sacrosanti diritti, perché altrimenti diventa, come dire, c'è anche un forte periodo di stress con questa modalità di smart working. Quindi sicuramente una parte dovrà rimanere, però dovrà essere un vero smart working, cioè non può essere un parcheggio. Noi abbiamo il rischio che
le donne, con la scusa che devono conciliare famiglia e lavoro, le aziende le lasciano a casa ma non le permettano più di fare carriera, ad esempio. Lo si diceva prima, quanta difficoltà a fare carriera nei luoghi di lavoro, a potersi giocare una propria capacità, una propria competenza. Ecco, quello che a me spaventa molto è che è chiaro che chi fa lo smart working deve fare un po' di lavoro da casa, un po' in presenza, ma non deve né soffrire di solitudine, come stiamo anche un po' soffrendo in questo lungo periodo, ma soprattutto devono essere date opportunità di carriera. Altrimenti, guardate, è un boomerang, perché chiuderemo le donne in casa, da sole, ad accudire i figli. Qualcuno lo vorrebbe, ogni tanto questa cosa torna, ogni tanto si legge, si sente, eccetera, sono un problema culturale immenso che ha l'Italia, però ecco, c'è proprio questo tema, anche come lo contrattualizziamo, perché non sia isolamento, ma sia veramente un'opportunità anche di conciliazione. In questo momento sta conciliando di più economicamente, la dico così, dando risposte più sul lato economico che di vera conciliazione. Tra l'altro, in questo periodo, scuole chiuse, chi più chi meno, Regione Rossa, altri focolai nelle scuole. Noi la cosa che abbiamo detto al governo e continuiamo a dire, che ad esempio i congedi che sono stati dati alle donne in questo periodo, nel periodo anche di chiusura delle scuole, sono stati insufficienti. Su questo c'è stato risposto che dare una retribuzione maggiore o dare maggiori giorni di quelli che sono stati dati, perché alla fine nel periodo, diciamo, preestivo sono stati dati 30 giorni di congedo, costava troppo. Ecco, io sono stanca di sentir dire che misure che mantengono la retribuzione alle donne che si fanno carico, come dire, del carico familiare, costano troppo. Scusate, ma si sono trovati soldi per tutti. Forse per dare risposte alle tante mamme che si sono arrabattate, termine non so se, come dire, nazionale popolare o molto veneto, ma da noi si dice così, e che si sono arrabattate in questo periodo, queste risorse sono state veramente insufficienti. Bene, grazie alla segretaria Veronese. Direi che insomma, ha fatto un quadro preciso di quello che è lo smart working, che spesso viene, come dire, viene superficialmente considerato come un'occasione per, appunto, per lavorare da casa, ma poi in realtà ha delle dinamiche tutte sue particolari che ancora non vengono, come dire, non vengono riconosciute anche a livello contrattuale. Ecco, invece all'assessore Nardini, visto che è qui con noi, e ci fa piacere che sia qui con noi per affrontare questi temi che sono molto concreti, anche riguardano poi la vita delle persone sostanzialmente, delle famiglie. Ecco, qual è, può essere anche questa l'occasione, no, per dirci qual è l'approccio che avrà, visto che è stata eletta da poco, e quale sarà l'approccio della Giunta e suo in particolare su questi temi, no? Abbiamo messo molte carne al fuoco, so che è impossibile fare una sintesi precisa, però intanto darci delle linee guida su quello che ci aspetterà nei prossimi 5 anni. Intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti, e grazie, io ringrazio la segretaria per le parole che mi ha rivolto. Noi ci vedremo molto presto, io credo molto sul tema della concertazione, della condivisione, dell'ascolto e del confronto, e quindi vi ringrazio davvero per questo grandissimo invito di oggi. Io ho iniziato occupandomi nella mia attività politica istituzionale proprio di politiche di genere in un piccolo comune della mia provincia, e quindi oltre ad avere la delega al lavoro, alla formazione, all'istruzione, all'università, ho anche la delega alle politiche di genere, quindi oggi mi ritrovo pienamente nel dialogo, nel confronto che stiamo facendo. Noi come Regione Toscana in questi anni abbiamo promosso in tutti gli ambiti, dall'ambito sociale, culturale, lavorativo, una piena parità tra i due sessi, proprio per colmare quel divario di genere che purtroppo nel nostro paese, veniva ben evidenziato anche dalle parole di chi mi ha preceduta, esiste ed esiste anche in Toscana. La nostra legge, la legge regionale 16 del 2009 sulla cittadinanza di genere, è stata una legge apripista. Io credo che da quella legge si debba e si possa ripartire, ovviamente lo dico senza tanti giri di parole, anche
mettendoci risorse in questo senso. E noi proprio nel nostro programma, nel programma di questo mandato, il Presidente Gianni ha voluto inserire un progetto che è il progetto ATI, che ATI deriva dal nome della donna etrusca, simbolo di libertà, di indipendenza, di emancipazione, proprio perché questa parità noi vogliamo assolutamente che venga realizzata. E esiste un problema che è un problema anche e soprattutto culturale. Sulle donne grava ancora per la maggior parte il peso della cura, pensa alla cura della prima infanzia, ma anche alla cura delle persone più fragili all'interno della famiglia, delle persone portatrici di handicap, delle persone anziane non più autosufficienti. Ecco, allora noi dobbiamo anche lavorare, ed è un lavoro sicuramente non breve, sicuramente neanche facile, ma che parte perfino dalle più piccole e dai più piccoli, destrutturando quegli stereotipi di genere che ancora oggi persistono all'interno della nostra società e lavorando affinché si capisca che finalmente è possibile invece un'equa distribuzione anche del carico e del tempo di cura all'interno della coppia e all'interno della famiglia, perché uno dei problemi è proprio quella della difficoltà di conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro. Ecco, allora poi ripartendo da qua noi dobbiamo far sì che vengano incentivati anche con delle premialità, con degli incentivi quei datori di lavoro che permettono alle donne di poter rientrare, che danno l'opportunità alle donne dopo una maternità di rientrare e ricontinuare il proprio percorso lavorativo, perché da un lato c'è un problema di quantità del lavoro delle donne, l'abbiamo visto anche dai dati che leggiamo dopo questa prima fase di pandemia, aumentano gli inattivi, si riducono gli occupati e questo divario è ancora maggiore per le donne, quindi le donne pagheranno ancora più salato il prezzo di questa pandemia. Da un lato c'è anche il tema della qualità del lavoro e della possibilità, della difficoltà, anzi, che purtroppo le donne ancora riscontrano e che invece su questo dobbiamo lavorare nel progredire, ad esempio, per quanto riguarda la propria carriera lavorativa. Le donne vengono ancora nel nostro paese pagate meno, le donne sono costrette a fare magari lavori part-time perché, come dicevo prima, su di loro grava il tempo di cura per la maggior parte all'interno delle famiglie. Quindi noi dobbiamo anche investire su un welfare che sia un welfare che consenta, da un punto di vista della prima infanzia, ma anche appunto delle persone non più autosufficienti e disabili, alle donne di poter conciliare invece, di poter progredire nel proprio percorso e nella propria ascesa anche all'interno dell'azienda. Dobbiamo un po' anche rompere quei tetti di cristallo che vorrebbero magari le donne impegnate in quella segregazione non solo verticale ma anche orizzontale solamente in alcuni settori. E questo avviene ovunque, avviene nel mondo del lavoro, avviene anche un po' in politica, in cui molto spesso si pensa che le donne possano e debbano occuparsi solo di alcuni temi. Invece ci sono donne che anche proprio nel proprio percorso di studi scelgono percorsi di studi scientifici, tecnologici, grazie anche a nuovi saperi. E anche su questo è un lavoro culturale che noi dobbiamo provare a portare avanti. E dobbiamo anche sostenere quelle lavoratrici autonome, dobbiamo sostenere quelle esperienze virtuose di welfare aziendale. Ecco, io credo che lo si debba fare davvero puntando a sostenere l'occupazione giovanile, l'occupazione femminile, perché in questo modo si dà la possibilità alle donne finalmente di non dover scegliere tra diventare madri e poter continuare legittimamente a lavorare, poter esprimere le proprie aspirazioni, poter fare carriera all'interno delle proprie aziende, perché guardate, sono ancora davvero pochissime le donne che arrivano ai vertici nelle aziende, e avviene non solo in ambito lavorativo. E poi ovviamente minor retribuzione vuol dire anche poi condizioni di pensione ovviamente peggiori quando si arriva all'età della pensione, ma penso ad esempio anche che le donne saranno quelle, proprio per la tipologia di contratti, citavo prima i part-time ad esempio, che avranno anche più difficoltà a rispondere e a reagire a questa crisi. E poi c'è la categoria delle donne che si trovano ad essere vittime di violenza. Ecco, quelle donne meritano una particolare attenzione e un particolare sostegno, perché se noi non promuoviamo anche lì l'occupazione femminile, se noi non diamo a queste donne la possibilità di poter essere anche indipendenti e quindi liberarsi da quella spirale, da quel dramma, da quella piaga sociale, noi presenteremo anche quest'anno il rapporto sulla violenza di genere nella nostra regione, lo faremo il 24 novembre, la vigilia della giornata internazionale,
contro la violenza di genere e i numeri ci dicono che il lavoro è ancora tanto e ancora lungo da fare. Allora, quel fenomeno si previene anche sostenendo l'occupazione e la possibilità di essere libere, di autodeterminarsi da parte delle donne, perché ovviamente le donne avranno più difficoltà ad abbandonare quel tetto coniugale, quelle pareti domestiche dove purtroppo molto spesso i dati ci dicono che avvengono proprio gli episodi di violenza che le donne subiscono e che molto spesso si trovano a subire o ad assistere anche bambine e bambini impotenti. Ecco, allora se vogliamo far sì che queste donne possano reagire, possano finalmente uscire da questa spirale, si deve anche garantire loro di potersi autosostenere e di non essere, diciamo, dipendenti invece dal marito, dal compagno, dall'ex compagno. Ecco, allora su questo noi dobbiamo continuare a lavorare, lo faremo anche grazie a questo progetto, grazie, io credo, a un grande patto per le donne, che sia anche un patto per il lavoro che dovremo costruire in questi anni, che sia una piena, buona e di qualità occupazione e che appunto si lavori per far entrare e far anche restare le donne nel mercato del lavoro. Bene, grazie all'assessore Nardini che tocca un punto nevralgico, che è quella poi dell'indipendenza economica delle donne, no? Basti pensare che solo in Italia, rispetto al resto d'Europa, l'11% delle donne rinunciano al lavoro diciamo per la famiglia, comunque per la cura dei figli. Nel resto d'Europa ci si ferma al 3,7%, quindi c'è un divario notevole. Quindi, ecco, su questo l'indipendenza economica, anche l'indipendenza quindi economica ma anche sociale della donna non sia più una chimera ma sia qualcosa di più concreto. Intanto consentitemi di salutare tutti e tutte coloro che sono in connessione con noi, un particolare saluto e ringraziamento all'assessora Alessandra Nardini che ha esposto una serie di perplessità e di preoccupazioni e di progetti che sono totalmente condivisibili. Il problema delle dimissioni è un problema molto serio perché non solo c'è un numero crescente nel tempo, ma soprattutto sono dimissioni che dimostrano che le donne sono costrette ad una scelta, la scelta tra poter lavorare e poter farsi carico anche di necessità che altrimenti non trovano sostenitori. Ecco, io penso che, come è stato già detto, sicuramente per le donne la cosa più importante è l'autonomia economica, perché senza autonomia economica non c'è libertà dal bisogno, non c'è libertà di idee, non c'è libertà di scelta. Le dimissioni sono un segno che le donne spesso hanno poca libertà di scelta, sono obbligate a fare scelte che molto spesso non sono dettate dal desiderio, ma sono dettate da un obbligo. Questa è la prima questione sulla quale io vorrei anche ragionare. Noi utilizziamo i dati statistici perché si dice che i numeri danno sostanza alle idee, però io penso che se noi cominciassimo a dare valore, di nuovo valore alle questioni, non avremmo tutto questo bisogno di sostenerci con i numeri, perché la cosa è talmente tanto evidente che parla da sola. Qual è l'evidenza maggiore? È che molto spesso le donne si dimettono perché non hanno possibilità di avere un appoggio, di avere un apporto, di avere un aiuto per la gestione dei compiti di assistenza e cura familiare, in quanto se non c'è un sistema familiare di supporto, il sistema sociale spesso non è sufficiente. Non mi riferisco soltanto agli asili nido, che pure sono gran parte del problema, perché gran parte delle dimissioni noi le abbiamo nel primo anno di vita del bambino. Spesso però abbiamo le dimissioni, d'accordo, ma abbiamo anche l'opzione donna,
Molte donne hanno scelto una uscita dal lavoro onerosa per farsi carico, di una generazione familiare un po' più anziana che altrimenti non avrebbero saputo come accudire. Molte donne oggi si trovano nella cosiddetta generazione sandwich, devono occuparsi dei figli e devono occuparsi dei genitori perché il contesto familiare si è contratto nel tempo. Quindi ecco, diciamo che quello che è importante è sicuramente pensare che l'occupazione delle donne, che dovrebbe essere la prima preoccupazione di ogni paese in questo post-pandemia, è collegato alla possibilità delle donne di avere sulle spalle meno peso in termini di assistenza e cura. Mi ha fatto molto piacere il riferimento al Dateci Voce e alla petizione Half of It a cui Dateci Voce si è ispirato, che è partita da una considerazione molto semplice: metà della popolazione donna, metà delle risorse dovrebbero essere indirizzate a favorire questa metà della popolazione in termini di inclusione e di progressione. Così non è ancora, e per quello che ci è dato capire, per ora una parte delle risorse sono state già impegnate in settori a prevalente composizione maschile, quindi noi attendiamo anche da questo governo che comunque ci sia un riequilibrio. Un'ultima questione che volevo segnalare è che le dimissioni sono in realtà anche la punta di un iceberg. Noi abbiamo anche un altro problema collegato alla difficoltà di conciliare lavoro e doveri di cura, ed è la denatalità. Per il settimo anno consecutivo il nostro paese ha visto la natalità diminuire ed siamo arrivati ad una percentuale che ci ha riportato al periodo subito dopo, del dopoguerra. Con questi numeri non si va molto avanti. È diminuita anche la natalità, delle famiglie, immigrate. È un segnale molto molto, molto brutto. Dobbiamo fare in modo di trovare strumenti tali da poter invertire il trend e da poter tornare a considerare la maternità come un desiderio realizzabile che non costi in termini di carriera, che non costi in termini di pensione, che non costi in termini anche di demotivazione e di poca capacità di esprimere al meglio le proprie propensioni. Grazie. Bene, grazie alla segretaria Sonia Ostrica. Sì, in effetti, come dire, c'è un problema appunto di autonomia femminile che, come dire, resta sempre sullo sfondo e non viene mai affrontato per come dovrebbe. Ma e questa è una domanda che faccio invece al segretario generale Annalisa Nocentini. Che mondo è quello del lavoro femminile in Toscana? Che contorni ha? Perché poi non si parla mai di cosa numericamente rappresenta questo universo. Ecco, che tipo di mondo è quello femminile in Toscana? Dunque, io vorrei cominciare in maniera molto diversa rispetto alla domanda. Sono comunque, come al solito, un pochino, come posso dire, un po' uno spiritello un po' libero. Perché mi ha colpito una cosa, e mi ha colpita non da oggi dove l'ho letto paro paro sul Corriere Fiorentino di oggi, ma l'avevo già letto sul terzo rapporto dell'Osservatorio Sociale Regionale del dossier della Caritas. Vorrei iniziare così. Perché questo rapporto l'avevo già letto stamattina, si parla della Toscana delle ragazze, si fa per dire, perché praticamente una su cinque, si parla di naturalmente fino a un'età delle ragazze, voi capite bene, si parla delle ragazze giovani, ovviamente, una su cinque non studia e non lavora. In termini esotici, in inglese significa neither in employment or education training, vale a dire o non si studia o non si lavora, ma soprattutto non ci si forma.
E questo è un altro problema che noi abbiamo, che lo avremo anche per dopo, perché tutto quello che dico oggi lo voglio dire purtroppo, vedo che avrà una scia anche domani, ma veniamo anche di lontano su questo piano. Abbiamo un abbandono scolastico notevole, ma soprattutto a cui non corrisponde nessun tipo di occupazione. E questo è un tema che abbiamo anche da noi in Toscana, cioè vederlo scritto sul rapporto sulla povertà, purtroppo noi siamo abbastanza ormai abituati a vedere dei dati che sono devastanti, non dovremmo abituarci, ma sicuramente è devastante. Vedere scritto in Toscana che una delle 5 di ragazze è una NEET, questo sinceramente, cioè non studia e non lavora, mi sembra un dato su cui dovremmo riflettere. E questo è un programma, io credo, un programma politico di ampio respiro su questo piano, e lo butto come uno degli argomenti, naturalmente anche maschi, però la percentuale maschile, come al solito, è più bassa di quella femminile. Noi come Toscana ci attestiamo sempre nella media fra i paesi più virtuosi e le regioni meno virtuose, però il nostro buon 18% delle ragazze ci consegna sicuramente non in alta gamma, come si potrebbe dire. E questo io credo sia un problema che avremo anche per dopo, ma questo riguarda il mondo del lavoro anche di oggi. I dati di oggi ci consegnano una Toscana, ma non soltanto una Toscana. La butto là. Prima del blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo, noi avremmo avuto comunque un 2,4% di PIL in meno. La butto là. Questo significa che come occupati totali, da un punto di vista maschile, abbiamo meno 2.181 occupati, ma di quelli che possono perdere il posto di lavoro, e le donne invece 34.750 posti di lavoro, scusate, vorrei un po' di silenzio, di lavoro già perso. Quindi evidentemente questi sono dati che anche in Toscana fanno la differenza. La cosa che poi mi fa riflettere è che la inoccupazione, la perdita dei posti di lavoro è soprattutto nella zona centrale della Toscana, dove tradizionalmente le donne hanno maggiore occupazione, perché sappiamo che nelle zone della Toscana del Sud, che sono un capellino più rurale, dove la vita è un attimino diversa, le donne sono meno occupate, così come nella zona del nord, con motivi differenti. La zona nord chiaramente che risente molto dalla crisi abissale ormai del turismo, di certi settori che sono legati anche alla stagionalità, evidentemente c'è un motivo di perdita totale. Ma è il centro della Toscana, il cuore della Toscana, praticamente i tre quinti degli abitanti probabilmente della Toscana, dove questi dati si fanno maggiormente sentire e dove sicuramente noi dovremo fare una riflessione, sicuramente questa che ci riguarderà e che credo che potrà essere sicuramente già in programma. Vorrei ricordare che noi come Toscana, prima che, e questo è un dato globale, prima che ci colpisse la pandemia, avevamo già pensato ad un patto per lo sviluppo che sappiamo già col governatore Gianni dovrà essere riscritto in alcune parti, perché la pandemia, come diceva giustamente Cristina prima nella sua introduzione, è stata democratica, ha colpito tutto, però dovrei dire anche che ha colpito di più le donne e i giovani. Come al solito, la democrazia si esercita sempre in maniera un capellino differente. Però su questi dati, noi siamo già disponibili, lo posso dire anche a nome anche degli altri due miei colleghi di CGIL e CISL, a essere insieme attori, insieme alla regione, per riscrivere un patto del quale sentiamo tantissimo bisogno, perché alcune carenze infrastrutturali che non vengono dalla pandemia, ma che sono direttamente endemiche, qualcuna di queste è anche maggiorenne, io credo che su questo piano, sulla Toscana, avrà bisogno di una robustissima cura. Spero che questa robustissima cura consista anche nei fondi che dovrebbero arrivare da tutti i punti di vista, perché sicuramente avremo bisogno di tanti fondi e sicuramente come Toscana, che vorrei dire. E metterei una luce più che un'ombra. La Toscana, rispetto ad altre regioni, la butto là quando si parlava di fondi europei, basta sicuramente li ha spesi quasi tutti. E questo è un problema vero. Noi siamo stati una regione virtuosa in questo senso, vale a dire che noi siamo stati coloro che sono riusciti anche ad avere qualche possibilità in più. Abbiamo ora bisogno di qualche cosa di più, di una cura un po' da cavallo, si potrebbe dire, un'iniezione, che significa anche un'iniezione di speranza. Per cui quello che andremo a riscrivere sarà sicuramente una Toscana diversa, dove le NEET, ma anche i NEET, ma soprattutto, e questi problemi riguardano naturalmente soprattutto le persone,
le categorie più fragili, normalmente purtroppo per noi sappiamo bene che si parla di donne e di giovani, e l'abbiamo detto tutte, ce lo siamo detto tutte, non sto a ridire quello che avete detto meglio di me, prima di me anche voi, sicuramente questo è un problema che noi ci dovrà vedere molto da vicino. Per quanto riguarda il tasso di partecipazione delle donne, naturalmente sappiamo che anche qui l'attestazione italiana è del 48% dell'occupazione femminile. Noi non siamo al 48%, siamo grosso modo, ma guardate bene, si parla di dati grosso modo perché questa pandemia, questa anticura ci ha colpito molto, ma fino adesso eravamo sul 64%. Io non lo so oggi, sinceramente, e per ora ho molta paura che questo dato sia stato abbondantemente superato in senso negativo dalla storia di questi ultimi mesi. Bene, grazie a Annalisa Nocentini che tocca un tema anche qui nevralgico, che è quello delle risorse. Che poi senza risorse è difficile anche dare gambe a interventi anche strutturali che servono. Ecco, a proposito di risorse, il Recovery Fund, come ha promesso il Premier Conte in più occasioni, come ha promesso poi il Premier Conte, ma quindi anche il governo, si è preso un impegno a qualora dovessero arrivare queste risorse, perché ancora non è detto, è un po' fumoso il dibattito attorno al Recovery Fund, che dovrebbe dare all'Italia circa 209 miliardi, quindi una bella sommetta, ha promesso che una parte di questi sarebbero destinati al lavoro femminile. Ecco, una domanda per la segretaria Veronese, come il sindacato ha intenzione di utilizzare queste risorse? O perlomeno non toccherà al sindacato utilizzarle, ma qual è l'idea del sindacato, di condizioni fiscali, sgravi fiscali, in che modo si può davvero sostenere il lavoro femminile con queste risorse? Sì, noi intanto attendiamo che il Presidente del Consiglio ci fissi una data di incontro specifica sul Recovery Fund, o meglio Next Generation EU, perché dobbiamo sempre pensare che queste risorse devono anche essere gestite e spese per le future generazioni. E quindi questa è sempre l'ottica. Noi qualche volta ce la perdiamo un po' per strada e c'è anche il rischio, e questo noi non lo vogliamo, che vengano spesi, tra virgolette, nell'ordinario. Queste sono risorse che l'Europa, in termini straordinari, mette a disposizione. Un pezzo lo sappiamo a fondo perduto, un pezzo a prestito, ma con degli interessi molto bassi, che vanno proprio investiti per il futuro del nostro paese, il futuro anche delle tante donne, delle tante giovani donne del nostro paese. Noi intanto abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio un incontro e una cabina di regia. Perché? Perché abbiamo nel tempo incontrato una serie di ministri e ognuno ha il suo pacchetto di proposte. Vi faccio l'esempio: Patuanelli ha un dossier di proposte totale 153 miliardi. Voi capite che sull'importo complessivo che Michele ricordava, ora se sommiamo tutte le proposte, non ci siamo. È vero che non ci sono solo i soldi di Next Generation EU, ma ci sono i soldi della legge finanziaria, grande discussione aperta in questo momento. Lunedì avremo l'audizione alla commissione della Camera, bilancio della Camera. Ci sono anche i fondi strutturali europei, programmazione 2021-2027, e c'è il fondo sviluppo e coesione. Quindi quello che anche noi chiediamo è fare un progetto di paese che abbia tutte queste risorse complessive, perché un pezzo che non si può fare con Next Generation EU si può fare in altro modo, quindi un progetto complessivo. Cosa si può fare per le donne? Qualcosa è già stato messo in legge finanziaria, ad esempio la decontribuzione per l'assunzione delle donne, una cosa che noi come UIL abbiamo sempre portato avanti. Noi abbiamo sempre detto, ad esempio anche nel Mezzogiorno, va bene una decontribuzione per tutti, ma per le donne di più, nel senso che voi sapete che nel Mezzogiorno il tasso di occupazione femminile è, come dire, non dico sottoterra, però insomma è veramente basso, basso. Ma c'è soprattutto il tema
di spendere queste risorse. A mio avviso il nostro paese ha proprio, tra virgolette, è un obbligo, potrei dire morale, ma non è solo questione di morale, ecco. Vediamo quant'è la popolazione femminile, cioè il nostro paese deve dare risposte alle donne, risposte vere, quindi vanno implementati quei servizi, un pezzettino c'è anche qui nella legge di bilancio, ma implementati quei servizi che sono gli asili nido, le scuole a tempo pieno, i servizi per gli anziani, i servizi di assistenza domiciliare, tutto quello che permette alle donne di giocarsi un'opportunità lavorativa senza avere sulle spalle, come dire, del tutto figli, anziani, disabili. Cioè è chiaro, io non dico che tutte le donne obbligatoriamente debbano andare a lavorare a tempo pieno, qui c'è anche una scelta personale, ma se lo vogliono fare debbono essere messe nelle condizioni di poterlo fare. E poi c'è anche qui tutto un tema, lo diceva mi pare prima Annalisa, anche legato all'istruzione e alla formazione, anche la formazione lungo tutto l'arco della vita. E quindi le risorse vanno impegnate. C'è un altro tema che noi avremo dopodomani, quando non ci sarà più il blocco dei licenziamenti. Voi sapete che abbiamo trovato una mediazione, dopodiché è da vedere anche un po' cosa succede con questa pandemia, perché noi non diamo per scontato nulla. Poi insomma tutti ci auguriamo che il vaccino arrivi presto, che stiamo bene tutti, che non ci siano più morti, ma sappiamo che purtroppo è un periodo un po' più lungo di quello che forse c'eravamo illusi, non che pensavamo, che c'eravamo illusi che fosse. Però anche qui, cosa succede un secondo dopo al termine del blocco dei licenziamenti? Cosa succede alle donne che magari avranno ancora i figli a casa da scuola e quelle che non possono avere lo smart working cosa fanno? Ecco, anche qui poi c'è il tema di come le donne e gli uomini, ma tante donne, perché le donne stanno molto anche nei lavori precari, nei lavori poco pagati, come li aiutiamo a rimettersi in un mondo del lavoro? Qui quindi c'è tutto il tema delle politiche attive, che per noi una gran parte è anche formazione e rigenerazione delle competenze, quindi anche lì dei fondi vanno proprio messi per formare le persone anche a nuove competenze, perché se dovranno cambiare lavoro, e spesso sarà così, dobbiamo aiutarle, cioè non possiamo pensare solo di allungare la NASPI, importantissimo, ed evitare il décalage, altra cosa importantissima, ma dobbiamo dargli una chance migliore di mettersi nel mondo del lavoro, cioè non possiamo lasciarli soli a se stesse e sole soprattutto a se stesse. E poi c'è anche un'altra cosa, anche leggendo questa legge finanziaria che a me fa male il cuore, la ministra Bonetti aveva promesso che il congedo parentale per i padri alla nascita dei figli venisse portato a 10 giorni, nella legge di bilancio è confermato i 7 giorni, l'Europa già ci diceva 10, l'anno scorso non ci siamo riusciti, noi ci aspettavamo quest'anno di leggere 10 giorni. Poi certo qualcuno ci dice, ah ma nel Family Act ci sarà. Sì, sappiamo bene però che il Family Act si dice dobbiamo fare l'assegno unico, ci sarà una legge delega, però il bacino economico è quello. No, lì andavano investite delle risorse, perché la condivisione dei compiti familiari, anche quello quando nasce un figlio, la vicinanza di un padre al figlio, non solo alla madre del figlio, ma al figlio, crea quei legami che altrimenti facciamo fatica a creare. Quindi veramente le risorse poi vanno investite sulla scuola, sulla digitalizzazione, cioè potrei farvi un elenco che aiuti proprio le donne e, come dire, le donne hanno il diritto che il governo metta gran parte di queste risorse proprio su quello che aiuta le donne a giocarsi una chance nel mercato del lavoro. Noi questo ce lo aspettiamo. Beh, fatto un quadro la segretaria Veronese che direi inappuntabile. Ecco, non so se magari su questo l'assessore Nardini aveva voglia di interloquire, no? Su quello che so che è un tema poi fondamentale, che è quello delle risorse. Sì, assolutamente sì, le risorse che arriveranno dall'Europa, anche grazie alla battaglia condotta da questo governo, saranno una boccata di ossigeno, un'occasione assolutamente da non sprecare, noi non possiamo permettercelo.
diceva molto bene chi mi ha preceduto, è anche l'occasione per sanare dei ritardi che questo paese si porta dietro da anni, penso ad esempio al tema infrastrutturale, riguarda ovviamente anche la nostra regione, e più in generale per affrontare quel tema che è quello delle disuguaglianze. Oggi qui parliamo di disuguaglianze di genere, potremmo parlare anche di disuguaglianze territoriali. Ecco, allora io credo che, e sono molto d'accordo con quanto veniva detto, gran parte di quelle risorse andranno proprio messe a sanare questo divario di genere che ancora persiste, di cui oggi abbiamo parlato e che abbiamo delineato. Ecco, io credo che sia da parte nostra doveroso, l'abbiamo fatto anche come Regione Toscana, preparando insieme ovviamente alle nostre strutture, insieme al Presidente Gianni, so che è elemento e argomento di concertazione le nostre schede per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una scheda noi l'abbiamo voluta dedicare proprio a questo tema, un intervento proprio a favore dell'occupazione femminile, con politiche attive e politiche passive per il lavoro. Ecco, su questo noi vogliamo lavorare, ovviamente provando a intercettare queste risorse. Io ho anche il ruolo di coordinare gli assessori regionali del nostro paese per le deleghe di mia competenza all'interno della conferenza Stato-Regioni, e su questo anche oggi discuteremo ovviamente del Piano Nazionale di Ripartenza e di Resilienza, e uno degli assi fondamentali di questo piano dovrà essere, e io porterò anche la mia voce, la voce della Toscana, forte anche di questa chiacchierata, ma dei confronti che abbiamo fatto in questo periodo, proprio sul pilastro che tra l'altro è anche richiamato dall'Unione Europea, appunto del divario di genere. Questa è un'occasione imperdibile, come dicevo poco fa. Qualcuno dice che dobbiamo tornare al mondo pre-Covid. Ecco, a me piacerebbe invece che il mondo post-Covid sani un po' di quelle fratture, un po' di quelle criticità che invece ci portiamo dietro da troppi anni. A me stamani mattina ovviamente non ha lasciata indifferente leggere quell'articolo che la segretaria Nocentini ha citato poco fa. Noi dobbiamo lavorare affinché la nostra regione, il nostro paese, sia un territorio di opportunità per tutte e per tutti, a partire dai più piccoli, e se invece questi divari si vanno già a delineare dalla tenera età, ovviamente non stiamo andando nella giusta direzione. Il tema dei NEET, delle ragazze e dei ragazzi che non studiano, non lavorano e quindi sono in quella fascia di fragilità estrema, è un tema ovviamente che continua ad interrogarci. Penso ad esempio anche alle misure che in questi anni sono state messe in atto, anche grazie al programma Garanzia Giovani, su cui dobbiamo continuare a lavorare e a farlo con forza. Penso ai giovani NEET, penso ai dropout, ecco, noi a queste categorie che rischiano davvero di perdersi, penso a tutto il tema ad esempio dell'abbandono, della dispersione scolastica, noi abbiamo lavorato in questi anni per diminuire quel tasso nella nostra regione, e questa pandemia rischia invece di farci tornare indietro da questo punto di vista. Noi non possiamo permettercelo in nessun modo, noi stiamo lavorando, penso appunto, avete citato i più piccoli, anche affinché nessun bambino, nessuna bambina, nessun ragazzo, nessuna famiglia sia lasciata indietro. Noi stiamo nella terza variazione di bilancio anche stanziando ulteriori risorse sul tema della connettività per poter garantire a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi, alle scuole, i dispositivi e le connessioni necessarie anche per fare la didattica digitale integrata. Tutti noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando, lo sforzo della Toscana è stato evidente, noi finché abbiamo potuto, anche per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, abbiamo continuato a tenere la più alta percentuale in presenza proprio per tutelare la qualità della didattica in presenza, che sappiamo bene non essere equiparabile a quella a distanza ovviamente, e anche proprio perché sappiamo quanto è importante anche all'interno delle famiglie che i ragazzi possano andare a scuola, anche per quanto riguarda appunto il tema della conciliazione, ma soprattutto devo dire l'abbiamo fatto prediligendo la qualità della didattica. Ecco, noi su questo ci siamo adoperati anche con investimenti sul trasporto pubblico scolastico per alleggerire il carico, per poter rendere anche le occasioni di spostamento occasioni sicure.
Ovviamente però resta un principio che è quello della tutela della sanità e della salute pubblica e quindi da questo punto di vista ovviamente le misure che sono state prese sono misure sicuramente rigorose ma sono misure assolutamente necessarie a garantire che il nostro sistema sanitario ce la faccia, possa prendersi cura di tutti perché questo è l'obiettivo che deve guidarci. E se tutti noi agiamo responsabilmente, probabilmente usciamo anche prima tutti insieme da questa situazione che, come abbiamo detto oggi, rischia di andare a penalizzare ulteriormente le donne. Io ho visto, seguendo questa diretta Facebook, anche una domanda di Barbara Bussotti, se non sbaglio, che è una compagna pisana con cui ho avuto modo di interfacciarmi anche nella mia precedente esperienza amministrativa in Consiglio regionale, che poneva una domanda sulle quote rosa. Io la dico così, le quote rosa sono uno strumento. A mio avviso io credo che l'obiettivo di tutte e di tutti debba essere quello di non doverne avere più bisogno. Però la dico così, forse se quelle quote non fossero state inserite, oggi avremo ancora meno donne. Questo purtroppo è vero e penso anche ad esempio rispetto anche alla rappresentanza politica e istituzionale, aver inserito la doppia preferenza di genere ha fatto pian piano, cito l'esempio a noi più vicino, diventare un po' più rosa, però vedete anche questo è uno stereotipo di genere perché ho usato il colore classico, molto spesso lo facciamo ormai anche nel nostro linguaggio, però siamo riuscite ad essere elette in un numero che però ancora non è paritario rispetto ai colleghi maschi. Ecco, allora io credo che su questo ci dimostri quanto però l'aver introdotto questo principio sia stato fondamentale nella nostra regione, così come nelle altre regioni. Piccole battaglie di civiltà. Ognuna di noi vuole essere dov'è, per merito, per competenza, senza invece dover magari pensare di essere lì come parte di una quota, però lo ripeto, le quote rosa sono uno strumento che ancora oggi si rendono necessario. L'obiettivo comune deve essere quello di poterle superare quando però davvero non ce ne sarà più bisogno, altrimenti rischiamo di fare passi indietro e noi di passi indietro ne abbiamo fatti fin troppi. Chi ci vuole riportare indietro sappia invece che il cammino delle donne è in continua evoluzione e passa attraverso un radicale e profondo cambiamento culturale, perché le radici in cui affondano le discriminazioni di genere sono ormai storiche, che affondano le radici nel rapporto storicamente disuguale tra i due sessi. E mi lasci concludere così, dobbiamo ripartire dall'educazione e dalla cultura, che sono le armi più potenti che abbiamo, a partire dalle bambine e dai bambini. Io ho letto con un po' di sorpresa e di rammarico anche le polemiche di questi giorni su alcuni progetti all'interno delle scuole fiorentine che mirano a destrutturare quegli stereotipi di genere che ancora persistono e permangono all'interno della nostra società. Noi abbiamo bisogno di educare le nostre bambine e i nostri bambini al rispetto e alla parità. Questo io credo che sia importante se vogliamo crescere giovani donne consapevoli, libere e uomini che sappiano rispettarle, anche perché noi abbiamo bisogno di una società che sia davvero di tutte e di tutti. Bene, grazie all'assessora Nardini. In realtà la domanda di Barbara Bussotti era sia rivolta all'assessora ma anche alla segretaria veronese che se magari, perché mi pare che volesse anche aggiungere qualcosa. La domanda di Barbara Bussotti riassunta diceva insomma che spesso vengono demonizzate le quote rosa quando in realtà possono uno strumento efficace. Io farei rispondere la segretaria veronese, poi farei un'ultima domanda a Sonia Ostrica per poi andare alle conclusioni con Annalisa Nocentini. Prego, sì, segretaria. Grazie Michele, grazie. Sono d'accordissimo con l'assessora. Le quote rosa oggi sono necessarie e quindi ci sono molte donne che hanno paura di dirlo. No, io lo dico. Oggi le quote rosa sono necessarie, tenerle dove le abbiamo e dove non le abbiamo sarebbero da implementare. Quando un giorno sarà normale
che le donne entrino nei CDA, eccetera, eccetera, le potremo anche togliere, ma passeranno anni perché la cultura che permea il nostro paese è faticosamente sradicabile. E poi nel ringraziare ancora per questo appuntamento e per essermi potuta confrontare con altre donne grandi, forti e competenti, voglio dire questo: negli ultimi 20 giorni noi abbiamo visto eletta una vicepresidente donna degli Stati Uniti, abbiamo visto nominare in Italia una capo della polizia donna, una capa della polizia donna. Abbiamo visto vincere le elezioni interne una rettrice dell'Università La Sapienza. Intanto, quando ci sono queste elezioni, questi risultati, tutte le donne del mondo nel primo caso, italiane nel secondo, sono veramente felici, orgogliose e solidali. Questo certo non basta per riequilibrare il potere nelle posizioni decisionali, però qualcosa si muove. Esattamente, qualcosa si muove, quindi è uno strumento che spesso viene, come dire, additato come insufficiente, come oppure dal punto di vista maschile, come non attento al merito, no? Sostanzialmente, quando invece poi forse magari è esattamente da qualche parte bisogna iniziare, no? Quindi è bene iniziare coinvolgendo le donne. Ecco, per concludere, diciamo, col ciclo di domande, poi lasciamo le conclusioni al segretario, alla segretaria Nocentini, a Sonia Ostrica, quindi sostanzialmente cosa perdono le donne con questa pandemia? Qual è che, diciamo, cosa lasciano sul terreno le donne? Cosa rischiano di lasciare, sul terreno le donne? Allora, le donne rischiano di lasciare molto sul terreno devastato dalla pandemia. Prima di tutto perdono denaro, perdono in termini di retribuzione, sia se sono fortunate ad avere un lavoro e quindi vanno in cassa integrazione, perché la cassa integrazione, se tu lavori a tempo pieno, ti paga l'80% della tua retribuzione. Se sei a part-time, la cassa integrazione è proporzionata al tuo tempo di lavoro, quindi lasci soldi. Hanno perso soldi anche le donne che hanno dovuto utilizzare i congedi parentali in tempo di coronavirus, perché nonostante, grazie all'impegno del sindacato, questi congedi siano stati pagati più della quota normale, comunque questi congedi parentali sono costati in termini economici. Le donne possono perdere ancora di più se pensiamo alle donne che perdono il lavoro perché si trovano in aziende che chiudono, in aziende in difficoltà. Ci sta aiutando la misura della proroga del blocco dei licenziamenti, ma molte piccolissime imprese, soprattutto a gestione femminile, si sono trovate in grande difficoltà. Le donne perdono perché perdono opportunità di trovare lavoro in un periodo in cui c'è crisi, in cui ci si muove poco, in cui anche chi ha provato a inventarsi e reinventarsi in un lavoro nuovo non ha possibilità, non ha grandi possibilità di intercettare un mercato a cui possa interessare la sua offerta di lavoro. Poi ci sono altre libertà che si perdono. Io penso alla libertà di vivere a modo nostro gli affetti, non soltanto gli affetti familiari che sono esterni al nucleo convivente, ma gli affetti in generale. Per le donne è molto importante la rete solidale delle amicizie. Non potersi incontrare come siamo abituati a fare non è cosa da poco per le donne. La rete sociale è molto importante, soprattutto quando è declinata in ottica femminile. Poi possono perdere altro di molto importante, possono perdere la salute, se per esempio sono impegnate nei servizi di prima assistenza come i sistemi della sanità o della cura familiare o nelle case di residenza assistite, oppure possono perdere addirittura la vita, come purtroppo
può accadere nel caso di violenza domestica, perché il lockdown non è stato un regalo per tutte, soprattutto perché le richieste di aiuto, come sono state evidenziate dai dati che sono stati pubblicati relativamente ai mesi da marzo a giugno, le richieste di aiuto sono quintuplicate rispetto al periodo, allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono raddoppiate le richieste di aiuto delle donne che già avevano segnalato di vivere in condizioni di violenza domestica, per la precisione sono state quantificate nel più 119%. E soprattutto il dato evidenzia che la violenza domestica è rivolta prevalentemente alle donne, prevalentemente da parte dei partner, ma non solo, abbiamo anche fratelli, parenti, figli. Però ecco, il dato fondamentale è che le vittime di violenza domestica sono le donne e lo sono non soltanto da un punto di vista fisico, che pure è importante, ecchimosi, lacerazioni, traumi cranici, botte in senso lato, fisici, anche come gravidanze indesiderate o traumi ginecologici. Abbiamo anche molti traumi psicologici. Per esempio, ci sono depressione, ansia, ci sono abuso di sostanze, disturbi alimentari, tachicardie e soprattutto una nuova patologia che sta emergendo che viene definita con una terminologia di guerra come disturbi post-traumatici da stress. Questo è qualcosa su cui noi non ci stiamo indagando abbastanza. Io spesso, ripeto l'importanza di continuare a fornire, perché è stato fornito nel 77% delle domande che sono pervenute al 1522 per, le richieste di aiuto, è stato fornito un supporto psicologico a queste persone, per superare il periodo e cercare di capire come venirne fuori. È qualcosa con cui noi dovremmo fare i conti. Io penso che, per esempio, questa dovrebbe essere uno dei supporti e dei sostegni più importanti su cui il nostro paese dovrebbe attrezzarsi, no, a dare una risposta maggiore, perché avremo negli anni futuri sicuramente molte conseguenze. Vorrei però chiudere con un messaggio, diciamo, un po' meno triste. Io penso anche che le donne, quello che non perdono quando riescono, come riescono sempre a mantenere in piedi con il sorriso una vita che tale si possa definire, quindi compensando i dolori e mettendo in evidenza le cose positive, io penso che una cosa che caratterizza le donne è comunque il principio di solidarietà. È lo stesso principio che ci aiuta a sostenerci quando siamo in difficoltà, a sostenerci l'un l'altra. Ed è lo stesso principio a cui vorrei invitare ad adeguarsi gli altri ascoltatori, in questo caso il maschile d'obbligo, cercando di fare in modo di fare attenzione a quello che ci circonda, perché spesso si banalizzano i segnali, si banalizzano le urla, si banalizzano i rumori, si banalizzano alcune cose, invece noi dovremmo essere sempre vigili, dovremmo essere sempre attenti, non ci dovremmo mai girare dall'altra parte. Questo è l'invito che facciamo sempre come sindacato a tutti, i nostri rappresentanti e alle nostre rappresentanti sui posti di lavoro, di continuare ad essere, referenti per i bisogni delle persone anche accanto a casa e non soltanto sul posto di lavoro. Bene, grazie a Sonia Ostrica. Direi di dare la parola alla segretaria Nocentini per la conclusione, perché questo è il primo di una serie di incontri che la Viltoscana, ovviamente con i mezzi attuali, perché in presenza purtroppo non è possibile farli, però è una serie di incontri che la Viltoscana vuole, come dire, vuole mettere in campo per approfondire alcune tematiche. La prima, quella di stasera,
sulle donne e sul lavoro, quindi anche un'occasione importante in vista anche del 25 novembre, che è giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è un aspetto molto importante da approfondire. Però chiedo alla segretaria Nocentini di illustrarci le altre iniziative della UIL Toscana. Prego. Mi corre l'obbligo di ringraziare, perché veramente ho seguito non solo volentieri, e mi fa molto piacere che ho visto anche diverse persone insieme a noi hanno seguito il dibattito, hanno sentito il bisogno di interloquire. Quando si interloquisce da qualsiasi punto di vista, si esprime il proprio parere, significa che l'argomento è di interesse. Quando c'è del silenzio significa che non abbiamo colto nel segno. Quindi io credo che il dato positivo non sia il classico parlatene bene o male purché ne parliate di Oscar Wildeiana memoria, ma sicuramente è il dato principale, è quello che qui c'è un dibattito in corso su un argomento di questo tipo. Noi come sindacato evidentemente sentiamo questa necessità, perché io perlomeno in prima persona sento questa mancanza del contatto anche fisico, anche umano, ce lo siamo già detto, l'ha finito Sonia parlando anche di questo, e naturalmente ha un contatto di persone insieme, quindi questo lo sentiamo. Tra l'altro vorrei ricordare che l'11 e il 12 novembre noi avremmo dovuto organizzare la nostra Quaderni del Lavoro, direi ormai tradizionale, sarebbe stata la quarta edizione, l'avremmo organizzata a Siena e avremmo avuto il piacere di avere tutti i nostri segretari, e tra l'altro ringrazio Ivana, perché tra l'altro era una dei nostri angel woman in questo senso, per cui delle persone che venivano intervistate, e questo è un grande momento di democrazia secondo me del sindacato, perché alle parole d'ordine che direi sono venute fuori oggi, cultura, educazione, formazione, aggiungerei il lavoro, e questo fa la democrazia, e credo che questo sia uno dei concetti fondamentali. L'abbiamo detto un po' tutti, è un problema culturale, è un problema sociale, e su questo piano io credo che non si esaurirà sicuramente con la pandemia. Dicevo, noi come sindacato ci siamo, siamo un soggetto attivo, e mi fa molto piacere, e colgo nuovamente l'occasione di ringraziare di persona naturalmente Cristina, il nostro responsabile di parità toscano, Sonia Ostri, che è il nostro responsabile nazionale, Ivana Veronesi, col quale ormai mi lega un rapporto anche molto più di vicinanza da tutti i punti di vista, il nostro segretario confederale, e Alessandra Nardini, che ho avuto il piacere di sentire oggi con concetti seri. Bene, bene Alessandra, so che ci vediamo la prossima settimana, e ti ringrazio moltissimo, perché io credo che in Toscana, visto che siamo in Toscana, avremo tanto bisogno di grinta, e mi pare che questa sia stata espressa al meglio oggi. Per cui grazie mille, noi non ci fermiamo qui, Michele, il nostro giornalista, chiaramente mi ha dato il là per dire che questo è il primo dei nostri appuntamenti, quello di oggi, e sono contenta di quello che vedo anche tra l'altro con i nostri social, come è riuscito anche a focolare un certo dibattito, e vi do appuntamento, anche se questo va bene, il 1° dicembre, perché ci interrogheremo sull'Europa del lavoro, ma parlando anche di quello che potrà succedere, potranno succedere, perché io credo che molto, noi siamo attentissimi a quello che succede in Europa in questo momento, soprattutto che fanno i fondi che dovrebbero arrivare, la butto là in maniera molto, molto domestica, ma questo è quello che ci preme particolarmente per andare avanti, e soprattutto anche, questo è un tema importante, faremo una diretta Facebook in questo caso anche il 1° dicembre, naturalmente faremo la pubblicità necessaria, sarà presente il segretario europeo della CES, il nostro Luca Visentini, sarà presente l'eurodeputato Simona Bonafè, sarà presente il presidente dell'ANCI Toscana Matteo Biffoni. Ho sbagliato proprio il nome del mio sindaco, visto che sono pratesi, e me ne perdonerà. Il 10 e l'11 dicembre vorremmo concludere l'anno in bellezza, per certi versi, dico 10 o 11 perché ancora non abbiamo la data prevista, con il nostro segretario nazionale per Paolo Bombardieri, con il nostro governatore Eugenio Sciani e anche la mia presenza come segretario regionale. Io ringrazio nuovamente e direi, insomma, come dicevano i latini, ad maiora, a tempi migliori, ma soprattutto con lo stesso entusiasmo, la stessa grinta, la stessa voglia di lavorare che dimostriamo oggi. Grazie.
Buona giornata e buona serata a tutti. Grazie, grazie a tutti, anche io mi unisco a grazie a Tonia Ostrica, all'assessora Alessandra Nardini, a Ivana Veronese, a Cristina Serafini per essere stati con noi e grazie a tutti per i commenti. Alla prossima. Alla prossima, grazie.